e questo naso potete notare che è stato abbassato il dorso, ma non è stata abbassata la punta. C'è un eccesso di cartilagine quadrangolare che tiene sollevata la punta, quindi si può intervenire e correggere il naso, riportarlo a un buon risultato. Quindi il fatto di aver già allora aver già fatto una rinoplastica assolutamente complica le cose. Allora il chirurgo che mette le mani su un naso già operato deve essere un signor chirurgo, deve essere un chirurgo con grande esperienza, perché mentre quando si accede a un naso per la prima volta, il naso riproduce l'anatomia umana normale, dopo un intervento ha delle situazioni alterate che non possono essere scoperte con nessun esame finché non siamo in loco, finché non abbiamo esposto le strutture da modificare, e vi assicuro che si possono trovare le cose più stravaganti. Quindi chi fa una rinoplastica secondaria deve essere un chirurgo che è in grado sul momento di affrontare e risolvere qualunque problematica. Questo è un naso che aveva un po' i problemi di quelli del nostro amico che ci ha scritto, vedete, abbassato troppo sul dorso con la punta troppo alta e troppo lunga, che è stato rioperato con un risultato accettabile. VIP, ancora VIP, a proposito di chi si è rifatto il naso più volte, il compianto Michael Jackson, il re del pop. E lì purtroppo Michael Jackson ha avuto la sfortuna di essere Michael Jackson e di non trovare il chirurgo che sapesse dirgli di no. È entrato in una spirale di problematiche che l'hanno portato dopo non so quanti interventi ad avere una bocciatura, questo risultato, ad avere una bocciatura assolutamente bocciato.